Ciao a tutti ragazzi, io sono Dante e oggi giocheremo ad Assassin's Creed Origins, primo episodio di una lunga serie che inizierà adesso, dopo ovviamente aver finito COD. Questa sarà l'altra serie che seguirà. Comunque, dove ci troviamo? Ci troviamo ai tempi dell'Egitto, alle origini di tutto. Questo praticamente è il gioco da dove è partito il credo dell'assassino. E niente, vedremo un po' come sarà la storia. Per il gameplay più o meno so già com'è, perché ho già sentito in giro parlarne da qualcuno bene e da qualcuno male, perché dicono che assomigli a un Dark Soul il combattimento. E quindi, e anche da altro ho sentito dire che è un pochettino diverso da molti altri Assassin's Creed per via del fatto che è più sul fantasy che sul realistico. Comunque, bando alle ciance e partiamo subito con il primo episodio. Nuova partita, noi giocheremo a normale, penso. Voglio un'esperienza equilibrata, questo è il livello di difficoltà predefinito del gioco. Puoi cambiare il livello di difficoltà quando vuoi, va bene. Noi inizieremo con la difficoltà normale, come qualsiasi gioco a cui giochiamo. Molto bene, ci vediamo dentro. Tu sei il Magi di Siwa. Ero convinto che i Magi dovessero proteggere il faraone. Io sono un Magi senza faraone. Lo vedi questo? Lo so leggere il mio nome, cazzo! Ti troveremo. E ti sorprenderemo. Nel sonno! Nel sonno? Io non dormo mai! Io aspetto, nascosto nell'ombra, e vi ucciderò tutti! Tutti quelli che si trovavano lì quel giorno, a Siwa! Ucciso il mio padrone, hai pensato che fossi morto. Hai commesso un errore. Ok. Il tuo padrone era un criminale. Premi e tieni premuto o tieni premuto per bloccare. È una questione di onore. Eseguire un attacco leggero. Io sono il Magi di Siwa. Bene, ci intromettono già così nel gioco. Sì, ho saputo sta cosa del livello, ma non. Non me l'aspettavo poi una. Questo è il classico coso di Dark Souls.
Mi sono abituato a giocarlo. Merda. Che cazzo? Oddio. Oila. Sì, vabbè. Che male. Non la vedo tanto una bella cosa. Beh, comunque, che storia molto accattivante. Non si è capito molto bene all'inizio cosa è successo, ma ok. Cioè, è stato poi più uno sbalzo di... La tua spezzata non ti salverà. Questa sarà la tomba per uno di noi. E sarà la tua. Allora, ok. Propongo una tregua. Ho sbagliato. Non è te che voglio uccidere. Si tratta di onore. Si combatte fino alla morte. Così sia. Quadrato per schivare. Santo Dio. Che comandi un po' brutti, però. Ah, va bene. Ok. Attacca anche con lo scudo. Oh, buono. R1 per scatenare il tuo potere. Ah, buona. Può trasportare un coso del genere? Che potenza ha questo uomo per trasportare un essere del genere? Bah, lanciamolo. No, l'ha lasciato, non lo riesce a lanciare. Merda. Depreda. Mazza pesante. Allora, premo option. Dove devo andare? L'obiettivo. Questo, questo. Ah, attrezzatura. Ok. Questo è il livello 6. Questo è il livello 6. Ah, qualità 6, livello 1. Danni 37 al secondo, 38 al secondo. Va bene, proviamo a tenere questo qua e basta. Ok, si corre con i soliti tasti? Non lo so. Non ci sono pigli. Tieni premuto impulso animus. Tieni premuto. Là sopra? Questo impulso animus non è che mi piace tanto. Vediamo un po'. Dove saranno passati gli scarabei? Belli, che schifo. Ok, quindi dove cazzo sono finito? Restare una torcia. Ma la torcia è infinita o dura per qualche tempo? Vabbè. Non stiamo a farci troppe domande. Ok, per saltare. Ok, da come vedo non può correre più di tanto. Non so con cosa si corre, sinceramente. Non ho guardato nessun tipo di tasto. No, questo qua è per agganciare. R1 attaccare, giustamente. Deve essere stato costruito secoli e secoli fa. Localizzare. No. Buono. Questo? Depreda? Depreda? Oh, molto semplice per depredare. Mi ricordo che negli altri Animus era tipo una roba... Cioè negli altri Animus, negli altri giochi era una roba allucinante. Il fatto di depredare. Arrampicati. Oh, madonna mia. Ok. Io non so dove sto andando, sto andando completamente a casaccio. Solo che vorrei capire anche un po' le modalità di gioco adesso. Ah, ok. Molto basilare, però i tasti sono completamente diversi. Non mi ricordano un buon Assassin's Creed. Ma davvero, se premo cerchio mi abbasso? Non era una eresia rubare in sti posti?
In teoria eri perseguitato dai loro cadaveri, dai loro morti ai tempi degli Egizi. Ma sono dalla parte giusta? Che cazzo c'è? Ma un modo per correre? Vabbè, non può farli sti salti. Perdonami, è impossibile. Ora serve a me. Amuleto? Io non so dove devo andare, sto andando completamente a caso. Di là c'è qualcos'altro? Ma perché i tasti non hanno potuto lasciarli classici come un tempo di Assassin's Creed? Sono tornato all'inizio, davvero? Boh. Continuiamo per di qua. Impulso Animus, ho capito. Andiamo a vedere cosa c'è di qua allora. Una coscia di pollo. Legno di cedro. Ah, era solo per prendere i tesori. Beh, solo. Sto facendo tanto di quel denaro adesso che mi basterà per dopo. Ma devo girare qua dentro solo per prendermi i tesori? O posso anche fare qualcos'altro? No, di qua vediamo un po'. Qua sopra. Che c'è di qua? Quella è roba leggendaria. Mi sta anche bene. Solo che... Beh. Lo vedo, è molto scuro come gioco. Mi piace, per l'amor di Dio, però. Orca miseria, cosa ho visto? Non vedo niente. Ok. Cosa ho preso non lo so, non vedo niente, c'ho paura. Ok, sono di nuovo la luce. Boh, torniamo laggiù allora. Ok, rieccoci qua. Capriola. Saltatelo. Saltalo. Salta, 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 salta. Ok. Non so perché lo sto dicendo, ma è bello dirlo. Ok, andiamo niente. Ci sono già andato di là. Andiamo per di qua. Lassù. Luce. Per lasciare la torcia. Ok, quindi. Vabbè, dove mi sto arrampicando? Che salti sono. Questo muro. Va bene. Madonna mia. Martello enorme questo. Soldati. Ovviamente. Con chi stanno combattendo? Con un altro mio. Ma come si corre? Scusami. Eccolo. Aspetta, aspetta. Attento. Vai. Sei proprio tu. È un'imboscata. Non mi dire. Ecco il Meggiai. Uccidetelo. Chiede il suo amico. Io penso al Meggiai. Sì, ma guardalo almeno. Ok, buttato giù. Fatti sotto te. Minchia, l'ho mancato quella roba lì. Lo massacrava. Ah, giusto, è vero, per schivare. Vieni qua, te, vieni qua.
Porco Giuda. Che figata. Vedo che ti sei fatto dei nuovi amici. Stavano preparando un agguato. Per tua fortuna ero qui ad aspettarti, eh. Sono passati mesi. Guarda lì che barba, eh. È passato quasi un anno, amico mio. È bello poter uscire e combattere, sono fuori allenamento. A Siwa tutti evitano i soldati per timore della morte, o peggio. Ho ucciso uno dei mascherati, l'airone. Ancora quattro. Vieni, il viaggio è stato lungo. Riposati ora. Ah, no. Non ancora. Non prima che tutti i mascherati abbiano trovato la morte. Per gli dèi, mi sei davvero mancato. Dov'è la tua cavalcatura? Ok. Oh, posso chiamare il cavallo... Ah. Vabbè, cavallo. Eccoti qua. Il dromedario. Andiamo, amico. Oddio. Mio. Come te la sei cavata? Ragazzi, sapete questo cos'è? Vabbè, adesso ve lo dico dopo. Questo qua, siamo finiti in The Witcher. È diventato anche un The Witcher questo. Ah, è stata dura, Bayek. Mamma mia. Senza di te si sono affidati tutti a me per mantenere l'ordine. In realtà è diventato più un The Witcher per del combattimento. Poi il fattore dello scudo è... Tolomeo vuole comandare l'intera regione. Qui là. Ho fatto del mio meglio per tenere tutti al sicuro. Il fatto dello scudo è tipo... sì, da Dark Soul, ma il resto è tipo The Witcher. Ho una missione da compiere. Ah, sapevo di poter contare su di te. Cos'è successo? I soldati sono spietati. Madonna. Se credono che un abitante c'è stia devastazione ovunque. Hanno fuoco al quartiere. E non solo. Comunque mi piace questa ambientazione deserto. Siamo su un dromedario, perché non è un cammello. Ci sei mancato a Siwa. Siwa, bella. E poi c'è in più questa cosa del livello. Bah, vediamo un po'. Segui Epzef. Va bene, continuiamo a seguirlo. Là sarà un punto di vista. Le vostre fattorie, i vostri beni, i vostri figli. Gli abitanti sono esausti. Nessuno può muoversi senza essere interrogato, minacciato, tassato o picchiato. Abbiamo imparato a obbedire e a tenere la testa bassa. La testa bassa. Ecco cosa succede. Non attiriamo l'attenzione. Muoversi, su! Ah, comunque un bel paesino, non è che è tanto brutto. L'ambientazione è fantastica, cioè mi piace. Fatto abbastanza bene come gioco. Andando avanti con il motore grafico, ovviamente tutto migliora. Parlami dell'Ivis. Medunamun. Si trova qui. Una disgrazia per loro. Cos'è questa roba? Come vedi, i soldati sono diventati ancora più crudeli da quando è arrivato. Prima bevevano e combattevano con gli abitanti. Ora che c'è Medunamun, sono sempre in riga e ancora più violenti. Ottimi motivi per ucciderlo. Non sottovalutarlo. È magro ma muscoloso. Ecco che cosa capita a chi disobbedisce a Medunamun, sacerdote del faraone. Adesso quindi noi abbiamo soltanto poca gente da uccidere in teoria. Da quello che ho visto. Casa. Lascia la cavalcatura, non si allontanerà. Vai prima tu. Lo spero. Come si scende? Sì, però ditemi come scendere. Non così. Triangolo? No. Ho capito, scendi? Oh, che cosa? Va bene. Ah, ok, devo tenere premuto. Vabbè, ma ditemelo, cavolo, non si capisce. Scusa. Minchia, l'ho spinto malissimo. Riposa, amico mio. È stata una giornata molto dura. Non mi serve riposare. Devo prepararmi per lui. È
Hephzibah! Hephzibah! I soldati hanno di nuovo... Bayek! Rabbia! Mia rabbia! Ero preoccupata per te. Ah, mi conosci, non dovresti preoccuparti. No. Guardati, ferito e stanco. Sto bene. Siediti. Siedi. Siedi. Ci penso io ora. Ah, sei sempre la stessa. Tu e Aya. Vi ho sempre rimesso in sesto. Inventato scuse per i vostri genitori. Ora è tutto cambiato. Ma non tu. Non cambi mai. Il sonno di Osiride. Credevo non ti saresti più svegliato. Rabbia mi ha medicato e mi sono... Dovevi riposare. Devi essere in forza per affrontare Medunamun. E quindi, amico mio? Un nuovo arco? Dai, perché non lo provi? Il colpo migliore è in mezzo bene. Alla testa. Ah, quello era ovvio. Teniamo premuti per mirare... Cioè, più cambio posto, più mi fa vedere quanta vita gli tolgo. A parte che i manichini di livello 3 se lo potevano anche risparmiare. Uno dei manichini è più resistente dell'altro. Lì ci sono altre frecce. Scoppiato. Vabbè, grazie. Lì è distrutto, praticamente. Ok, vediamo un po'. Quindi... Ma lo vedo un po'... Non sapevano cosa fare, sinceramente, in questo nuovo Assassin's Creed. Bene. Hephzibah! Che cosa c'è? I soldati ti cercano! Via! Vieni, veloce! Assicuriamoci che nessuno esca vivo da quella casa! Hephzibah! Vogliamo solo parlare! Il nomarca Rudiek è stato ucciso! Il tuo amico Mejai potrebbe sapere qualcosa! Forza! Esci se vuoi essergli d'aiuto! Preparate un molto bene. Cazzo! Troveranno le mie lettere, daranno fuoco a tutto, mi uccideranno! Non preoccuparti. Ok. Ci penso io. Ci pensiamo io. Va bene. Stai attento! Sì. Ok, un nemico ha avvertito la tua presenza, sì. Che succede? La prima cosa. Ok. Resta giù. Se sto giù non mi vede. Si avvicina troppo. Livello 1 quello. Cosa? Quando la barra è gialla il nemico vuol dire hai breve finestra temporale per eliminare il nemico prima che ti attacchi. Per atterrare triangolo? Madonna, che scomodità. Ora comunque. Pensiamo agli altri. Deprediamo. Vediamo un po'. Pensano di coglierci solo di sorpresa. Qualche do... Stai giù. Madonna, come si è girato in maniera cattiva. Lo prenderemo di sorpresa. Devi memorizzare bene i tasti, perché sennò viene anche abbastanza difficile fare tutte queste cose. Cioè, prima era un solo tasto per tutto. Ed era anche più semplice, diciamo. Vediamo un po'. Sono qua dietro. Ok, vieni qua te. Ok, fatto. Va bene. Ci sta. E poi questo qui. Caro bello amico, vieni qua. E poi questo è qua sopra. L'hai sentito? Occhi aperti, fratello. È molto rapido come gioco, però lo vedo
Sì, che ti basta schiacciare un tasto Grazie, Bayek. per poter Avevo salire e detto, scendere, sti tutto. È molto stronzi più non fregano nulla. semplice. No, ne hanno di coraggio. È triste. Vieni su, devi Dove sta sapere quali andando sono i quello? compiti di Umejai a Siwa. Ho capito, però non te ne andare in quella maniera mentre io sto parlando del muro. Cioè, dovrei parlare con te? Ok, piccoli bug ci sono in sto gioco Tutti i problemi di comunque. Siwa sono qui. Provo ad aiutare tutti, ma non ce la faccio da solo. Mi stai dicendo che non hai i poteri di un dio? Ma il vero problema è l'uomo che vuoi uccidere. Medunamun. La gente aveva delle speranze quando è arrivato. Pensava che le cose sarebbero migliorate. La verità è stata subito chiara, in realtà. Temo per la sicurezza della tua famiglia, sacerdote. La sposterò in una zona più sicura. Questo è l'uomo che devi affrontare. Lo troverò e lo ucciderò. Medunamun è molto più forte di quanto non sembri. E in più si circonda dei soldati migliori. Non mi interessa. Ti uccideranno. Devi diventare più forte se vuoi eliminare quel gran bastardo. Di sicuro ti servirà un'armatura migliore. Posso farmela da solo. Le armi sono più difficili. I soldati sequestrano tutto nel villaggio. Parlerò con il fabbro. Sì, Benipe può di sicuro prepararti qualcosa. O Senu può aiutarti a trovare quello che ti serve. Senu. Senu è viva. Guarda chi arriva. Senu, vecchia mia, in gran forma. Rabbia l'ha rimessa in sesto. Devo ringraziarla. La gente ha un gran bisogno di te, Bayek. Aiutali e ti aiuteranno. Già, capisco. Fantastico, è andata abbastanza bene. Ulla, questa è una figata. Ogni volta che sali di livello ti viene tutta sta roba. Tieni premuto per seguire. Nuova missione, miglioramento dell'attrezzatura. Premi questo per aprire, va bene. Il falso oracolo. Troppa roba. Trovi e uccidi Medunamun. Medunamun. Ok, e poi c'è questa, quindi seguirò questa. Segui, ok. Vediamo un po'. Attrezzatura adesso. Cosa c'è di nuovo nell'attrezzatura? Ah, a distanza? È bloccato? Ok. Ho solo questo. Abilità, eccola qua. Guerriero, veggente e cacciatore. Ah, XP, colpo alla testa. Ah, è passivo. Uccidere un nemico con un colpo alla testa fornisce XP aggiuntivi. Devo procurarmi del cuoio. Ok, molto bene, ci siamo. Ho messo un'abilità che recupero, praticamente Bayek, recupero ho bisogno di la aiuto con le vita richieste sul mio tavolo, se hai durante un il po' di tempo. combattimento. Vediamo un po' le richieste. Topi d'acqua. Ah, missioni secondarie quindi. Oh, boh, le accetto anche La questa. sorgente d'acqua della caverna di Amanai. Va buono. Conosco quella caverna. Meglio controllare. Teremun. Ok. Non è mai stato un debole. Ok, posso continuare? Grazie mille, amico mio. Va bene, ragazzi. Direi che come primo episodio questo è tutto. Lasciate un like, commento e condividete se il video vi è piaciuto. E ci vedremo prossimamente con un altro video. Ciao a tutti.